lo avevo anticipato, per me oggi è come un giorno di festa, perché sono a cospetto di due uomini che per me sono due miti, ma mica solo per me. E poi diciamolo, la PFM, che ha fatto la storia della musica italiana, ha ancora tanto da dirci. Patrick, Franz, come state? Ecco, mi sono pure incespicata per l'emozione. No, stiamo bene, stiamo bene. Benissimo, benissimo. Sono contenta di avervi in collegamento per parlare di questo lavoro nel quale veramente siete messaggeri per noi, che vi amiamo. Grazie, ci fa molto piacere questa cosa. Cioè, la musica è un messaggio, qualcuno l'ha scritto un giorno, message in a bottle, no? Mi ricordo il pezzo di Police. Quindi la musica è un messaggio, e se ti è arrivato, viva Dio, viva la musica. A me è arrivato forte e chiaro, anche perché diciamo che con la vostra musica non si fa molta difficoltà. Ho sognato Pecore Elettriche, è un album che ha la doppia versione in inglese e in italiano. C'è un singolo che apre, diciamo, questo progetto. Poi però c'è tutto il vostro mondo, e come dicevamo, c'è soprattutto un messaggio, una serie di messaggi da portare. Parliamo proprio del contenuto, perché è molto concettuale questo album. Sì, ha dentro delle bellissime storie, ma soprattutto perché la storia è un album concept, per cui ha una storia bella, lunga, in cui in tutte le vari, nei vari brani si trovano dei personaggi, degli eventi, delle cose che accadono per raccontare questa storia. Noi ci siamo ispirati Patrick e io siamo due amanti della musica dei film di fantascienza, e ci è rimasto nel cuore un film in particolare, che è Blade Runner. In questo film c'erano molte cose che ci hanno colpito, soprattutto perché ci stiamo rendendo conto che noi viviamo su due mondi in questo momento, che uno è il nostro, la Terra, di cui siamo abitanti, e l'altro è il mondo nuovo che sta correndo in una maniera sfrenata, che è il mondo dell'informatica, dei telefonini, tutto ciò che ci riguarda, a cui noi siamo molto 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 legati. Tant'è vero che credo che nessuno spenga il telefonino se non sono almeno una di notte, ecco. E tutto questo tempo passato con questo nuovo modo di vivere ci fa immaginare un po' quello che accadeva nel film Blade Runner. Siamo un po', come posso dirti, non siamo diventati dei replicanti, assolutamente, siamo diventati un po' cyberati anche noi, anche se siamo umani, nel senso che non abbiamo più tempo per pensare a noi stessi, siamo sempre connessi con i telefonini, ma mai con noi stessi veramente, nel senso che ti apri, che ti affacci la finestra, guardi un tramonto, che ne so, ti metti a guardare la luna, oppure fai un sogno, oppure a vedere un film. Ecco, non dedichiamo più questo tempo a noi stessi e rimaniamo un po' fuori da quello che sta accadendo nella nostra vita. La nostra vita è divisa in due, una parte è quella cyber e una parte è quella umana. Fra l'altro, il paradosso è che uno strumento, una serie di strumenti che abbiamo a disposizione, che dovrebbero farci sentire più vicini, invece generano un insieme di solitudini. Io lo immagino come un mare magnum di singole persone che effettivamente hanno la possibilità di un contatto molto diretto, ma non sanno quasi come farlo, no? Questo insieme di solitudini mi fa pensare che invece quel momento dedicato a se stesso, quel dialogo con se stesso, che è un altro tipo di solitudine, crea invece un dialogo con l'umanità. Sono stata troppo filosofica, però è che ho studiato queste cose, ne sono pregna, ecco. È un bel ragionamento che hai fatto. Questo deriva da un fenomeno molto che fa parte un po' di questa nostra società. La tecnologia, l'informatica si applica in vari settori. Sono dei settori dove funziona a meraviglia, come la medicina, la ricerca, tutte queste cose qua, cioè delle cose che non sono alla luce del sole, cioè nel senso che non è che sono nascoste, però non fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, non è che li vediamo tutti i giorni. Mentre l'altra parte è quella della vita di tutti i giorni. Ecco, questa vita di tutti i giorni, l'informatica e la tecnologia ha preso un'importanza assolutamente fuori controllo, perché dovrebbe aiutarci semplicemente, esattamente come lo fa
nel settore appunto della ricerca, della medicina, dove qualsiasi cosa viene aiutato dall'utilizzo della tecnologia, dell'informatica e via dicendo. Ecco, la nostra vita di tutti i giorni, invece di essere aiutata dall'informatica, è pilotata dall'informatica. Ecco. Questo è un grossissimo danno. È un grossissimo danno perché fa sì che, appunto, essendo che siamo pilotati, ma soprattutto le nuove generazioni ancora di più, perché non hanno neanche un termine di paragone come era la vita prima del telefonino, no? E quindi non possono rendersi conto di questa cosa qua, e allora succede che, come hai appena detto, non c'è una reale comunicazione tra le cose, perché siamo pilotati, cioè andiamo dove vogliono, non voglio dire che c'è una posizione, una regia occulta, no, certo, assolutamente, certo. Una regia occulta, però questo meccanismo ci porta a pensare tutti nello stesso modo, a vestire tutti nello stesso modo, a farci gli stessi tatuaggi, a fare questo, a fare quell'altro, tutti nello stesso modo. A questo punto, quando ci scriviamo su WhatsApp, usiamo le stesse faccine, diciamo le stesse cose, quando ci vediamo per l'aperitivo, così, cioè, allora tutto questo, invece di aiutarci, ci pilota. Siamo diventati strumenti dello strumento, sostanzialmente. Strumenti dello strumento, perfettamente. Io vorrei parlare invece dei vostri strumenti, quelli veri, perché al di là dell'aspetto concettuale, in questo album c'è tutta, direi, la possenza della musica e della storia della PFM. In transumanza, per esempio, cioè io lì, devo dirvi la verità, mi sono fatta il mio viaggio a ripetizione, perché transumanza è proprio la summa, no, musicale di quello che voi siete sempre stati e che mi ha fatto infervorare. Io ricordo un vostro concerto al Teatro Metropolitan di Catania, sappiate che ho pianto tutto il tempo per la felicità, c'è un pianto proprio liberatorio, che meraviglia! Beh, siamo molto contenti che ti sia piaciuto questo brano, perché Transumanza Jam è proprio un regalo che ci siamo fatti a noi stessi, nel senso è un momento in cui abbiamo tirato fuori quello che generalmente ci piace fare, che abbiamo sempre fatto, cioè le jam session tra di noi, suonare liberamente senza avere il problema di fare una canzone, di scrivere un testo, ma è una cosa tra musicisti che si guardano, si intendono, si danno degli sguardi e poi a rotta di collo entrano dentro questo brano e ognuno suona facendo questa traccia musicale di cui non è assolutamente a conoscenza, non c'è niente di preparato. La jam session è: dai, suoniamo e vediamo cosa succede. Questo è quello che è accaduto ed è una cosa bellissima, perché non siamo assolutamente influenzati da nulla, siamo solamente influenzati dalla nostra voglia di suonare, di vedere che cosa può succedere alla prossima curva con quella solo di tastiera che sta arrivando, poi l'altro risponde all'altro, poi entra dentro un violino, poi però il basso sta pompando come un pazzo, la batteria ti dà tutto il tempo, quindi c'è da correre, e arrivi sul finale che arriva una chitarra che ti apre il cuore, perché fantastico, tutto quello che ti ha portato velocissimamente fino a quel punto lì tutto si acquieta e lui entra con questa. Ecco, questo è un sogno che siamo fatti, che si è realizzato esattamente perché al primo colpo abbiamo fatto quello. E quel viaggio l'avete fatto fare anche a me e a tutti quelli che amano la vostra musica e che non possono non amare Transumanza, eh? Questa è la cosa che ci ha fatto più piacere, perché come diceva Franz prima, questo è un brano che ci siamo fatti noi come regalo alla fine, no? E di solito questo tipo di brano di improvvisazione e di jam, no? Non si fanno mai nei dischi di studio, al massimo nei dischi dal vivo, ma mai nei dischi di studio. Noi avevamo tanta voglia di farlo, anche perché eravamo in astinenza di musica, perché un anno e mezzo senza andare su un palco non è una cosa facile per noi. E quindi abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo detto: dai, facciamoci una bella jam sul disco. Però, sai, diciamo che ci mancano 3 minuti di macchina, di musica, e quindi facciamo questa cosa perché non abbiamo un altro brano. E questo è una cosa di scuola, che non vede mai di buon occhio una jam in un disco appunto di studio. Ma chi vi ama non può non apprezzare, chiaro. La cosa fantastica è che quel brano è diventato uno dei brani più amati in assoluto,
ed è quello più chiacchierato, diciamo, no? Però nel senso buono della parola. Perché così? Perché sembra che tutti si aspettavano una cosa così da noi, no? E sembra che allora questo sono due grandi notizie. Una è che non è vero che la musica, fatta in un certo modo, non è solo per poca gente e gli altri non ci capiscono niente. Non è vero per niente. Perché questo brano è forse il brano che piace di più in assoluto di tutta la gente con cui parliamo. E quindi vuol dire qualche cosa questo. E questa è una gran bella notizia. Sì. Altra gran bella notizia è che la prossima volta che vorremmo fare una cosa così, la casa discografica ci dirà sì, anzi, esatto. No, ma la verità, non glielo diciamo noi discografici, è che loro sottovalutano un po' il pubblico, no? Ma questo noi ce lo teniamo fra di noi, questa cosa. E invece ascoltiamo proprio il pezzo che dà il via, o meglio anticipa questo album prima dell'uscita, Atmospace, anche se vi devo dire, al di là di Transumanza, per me l'inno è proprio Pecore Elettriche. E intanto ringrazio Franz Di Cioccio, Patrick Givas, l'anima della PFM premiata Forneria Marconi, grazie veramente di cuore e a presto dal vivo. No, grazie a te per la bella intervista, grazie.